Ciao a tutti, io sono Ale e benvenuti su Solo Cose 9. Questa è una puntata bonus legata alla costruzione della Cargo Bike 2.0 che abbiamo visto negli scorsi episodi. La costruzione della bicicletta in sé è terminata, ma quando porto i bambini a scuola la mattina ho bisogno di uno spazio dove mettere gli zainetti. Non mi andava di appenderli sui sedili perché non c'è tanto spazio, sarebbero stati un peso ulteriore e un carico pendente e traballante, così ho deciso di costruire questo portapacchi anteriore in alluminio. Certo, lo so, esistono già diverse versioni di portapacchi pronte per l'uso che si possono comprare per pochi euro online e vi lascerò qua sotto in descrizione qualche consiglio per gli acquisti. Ma dato che mi piace il fai da te e ci sono tanti progetti per creare dei portapacchi in maniera molto economica, ho deciso di provare a realizzarlo io stesso. Ma intanto, se questo video vi sta piacendo, vi ricordo di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere altri contenuti di questo tipo e aiutare il canale a crescere. Grazie! Inoltre, sul sito web www.solocose9.it trovate tutto quello che riguarda il mondo di Solo Cose 9. Inoltre, se vi iscrivete alla newsletter, state tranquilli, non mando spam, non vendo i vostri dati. C'è un piccolo vademecum di meccanica che pian piano sto cercando di ingrandire. Basta cercare la casellina e lasciare la mail. Ma entriamo nel vivo della costruzione del portapacchi. Come prima cosa ho preso questa sbarretta di alluminio che, come vedete, non è super spessa, ma tanto non avevo bisogno di una roba che tenesse chissà che carichi, e l'ho misurata, gli ho preso 4 misure e se volete poi magari ve le lascerò sull'articolo direttamente sul sito web, però poi lo potete fare grande più o meno quanto volete, dovete solo stare attenti che entri sulla forcella della bicicletta. E poi ho iniziato la piega, inizialmente l'ho fatta qui, poi l'ho fatta qua sopra, poi mi sono spostato e l'ho fatta ancora in un altro modo, perché sapete, io sto provando a fare queste cose, non è che sono super esperto. Adesso diciamo che lo saprei rifare, magari sarei molto più bravo a farlo, però questa era la prima volta che facevo un portapacchi da zero, da solo, con l'alluminio tra l'altro, che è un materiale anche un po' particolare di per sé. Comunque, diciamo che le pieghe sono andate bene e ho creato questo rettangolo di alluminio che mi servirà come appoggio orizzontale. Dato che non mi serviva un doppio strato di alluminio in questo punto, ho deciso di prima legarli con dei morsetti e poi fare un taglio centrale con il flessibile. Qua sto andando a misurare un'altra parte che andrà a tenere insieme il rettangolo di alluminio. Come vedete, vado poi a tagliarla e a piegarla, fare queste linguette laterali piegandola, dando anche qualche martellata perché mi mancava usare il martello. Voi lo sapete, a me piace usare il martello e martellare le cose. Questo va montato qui e darà stabilità e sarà un punto dove legare il cestino del portapacchi anteriore. E ne faccio due di questo tipo qua e poi faccio dei buchi. Tutta sta roba qui è non saldata, sono solo viti, bulloni, dadi. Era un portapacchi facile perché, come vi dicevo, saldare l'alluminio è una cosa che io non posso fare perché ci vogliono degli strumenti specifici o comunque ci vuole una torcia a fuoco e non me la sento di usare quelle robe lì, dai. Però diciamo che con il trapano, col martello, con il flessibile sto diventando piuttosto bravo. Come vedete, questa roba qui si lega semplicemente con le viti e dei bulloni. Io oltretutto su ogni parte che si chiude, ma in generale se è una parte che non devo poi rimuovere nel tempo, vado a utilizzare un prodotto specifico che è una specie di colla, si chiama blocca bulloni, questa roba qui che crea uno stratino, non è che proprio incolla, perché poi se uno vuole riesce a svitarlo, però è un bloccante per bulloni, così tiene tutto bello, bello stretto e non scappa più, anche con le vibrazioni le cose non cadono. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, un bel buco, un bel dado con la vite e stringo bene il tutto con le pinze. Poi vado a misurare più o meno dove voglio inserire questo rettangolo che ho costruito e vado a crearmi dei bracci obliqui che andranno a collegarsi sul mozzo della ruota. Per il collegamento orizzontale invece vado a utilizzare questa sbarretta di acciaio filettata perché così potrò chiuderla con anche qui dadi, dado contro dado, così come ho fatto anche gli altri lavori sulla cargo bike.
La taglio a misura per quello che mi serve e poi la vado a piegare perché deve essere un po' orientata verso il basso per avere un'orizzontalità del portapacchi anteriore. Vado a bucare il tutto a misura in modo da poter infilare questo portapacchi qua dentro e poi vado a chiudere tutto con i dadi. Non prima però di aver preso la misura orizzontale anche del verticale. Non prima però di aver preso la misura verticale per la parte che andrà a tenere tutto in sede e vado a chiudere tutto, anche qui come vedete con il blocca bulloni, con il bloccante che anche qui con il blocca filetti che è sempre utile per tenere tutto bello stretto. Vado a aggiungere le parti oblique per collegare tutto al mozzo, della bicicletta, vedo dove segnare, faccio i buchi anche qui, vedo come collegarlo, in realtà, ci sta e devo dire che la soluzione mi è piaciuta molto perché è resistente, funzionale, leggerissimo perché sono praticamente due sbarrette di alluminio, vedete che magari sì, non regge una persona, uno non si può sedere qua sopra, però devo portare due zainetti, ragazzi, due zainetti ci stanno senza problemi e il risultato è decente, decente. Poi, come sempre, se avete dei consigli, dei suggerimenti da darmi, avete magari qualche video da farmi vedere sull'argomento, e mi potete insegnare qualcosa, io sono ben contento perché ho sempre bisogno di imparare. E andiamo a usare le fascette, le mitiche fascette di plastica che servono tantissimo, soprattutto in questi casi, perché tengono tutto bello stretto e questa roba qui non si muove più, cioè il cestino messo così non si muove più. Adesso le fascette, poi andrò a tagliare le linguette che escono, però come vedete ne ho inserite 6 e questa roba qui è bloccata, non mi blocca i cavi del cambio né quelli del freno, quindi il lavoro è venuto perfetto e riesco a portare i bambini a scuola con facilità mettendo gli zainetti qua davanti. Prendi tutto il zainetto. Prendi lo zainetto. Prendi lo zainetto. Alla fine un po' di spazio per portare cose è sempre utile. Ebbene, spero che questo progetto vi sia piaciuto. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ci vediamo in un prossimo entusiasmante video. Ciao!